L'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha organizzato un corso di diritto e contenzioso tributario. L'inaugurazione, che prevede incontri il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, si terrà questo sabato 25 gennaio nella Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto alle 9.30. Si parlerà di novità fiscali per il 2020, prospettive di riforma. Per saperne di più e per qualche anticipazione, noi siamo in diretta con il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, Cosimo Damiano Latorre. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e buongiorno ai vostri radioascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, qual è l'obiettivo di questo corso, Presidente, e qualche anticipazione su quello che sarà il programma di lavoro? Bene, questo corso mancava a Taranto da 2 anni. È un corso strutturato che si svolgerà per un totale di ore formative pari a 33 e si svolgerà in 9 giornate formative. Ovviamente la pubblicazione del decreto fiscale del 2020 porta tantissime novità come ogni anno, e nell'ambito di questo corso di formazione approfondiremo in maniera particolare gli aspetti legati alle novità fiscali che hanno un impatto diretto sul processo tributario. L'incontro è di particolare rilevanza e le sigle che hanno aderito al nostro invito sono tante e tali, istituzionali e professionali, che gli danno maggiore rilevanza istituzionale. Ha citato lei prima gli altri ordini professionali, i nostri cugini avvocati e consulenti del lavoro, la Camera Tributaria, ma anche e soprattutto l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Guardi, le novità sono tanti, agevolazioni per i giovani agricoltori, imprese agricole al femminile, la proroga delle detrazioni per incentivi ed efficienza energetica, l'abolizione della TASIMA con gettito invariato, quindi con aumento dell'aliquote di base dell'IMU, il rimborso delle spese pagate con carte e bancomat, l'aumento del bonus bebè per l'asilo nido, la riduzione delle detrazioni per i redditi oltre 120.000 euro, poi notissime sugar tax e plastic tax, la modifica per l'accesso al regime forfettario e tanti altri. Evidentemente noi ci concentreremo principalmente, ma non solo, sulla lotta all'evasione fiscale, che prevede un inasprimento delle sanzioni anche penali a limiti di evasione che oggettivamente a noi sembrano molto bassi. I relatori sono tutti molto qualificati ed apprezzati e svolgono, diciamo, quotidianamente questo lavoro. Quindi noi avremo, per esempio, all'inaugurazione la presenza del Presidente della Corte d'Appello di Lecce, il Presidente del Tribunale di Taranto, la dottoressa De Simone, ma avremo anche il Presidente della Commissione regionale per la Puglia, il dottor Michele Ancona, la dottoressa Fulvia Misserini, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto. Io quello che mi preme rilevare è che il corso si qualifica proprio per la presenza di tanti professionisti che quotidianamente operano nel processo tributario, e quindi è un'occasione anche di confronto tra le varie parti che costituiscono poi la struttura e l'impianto del processo tributario. Per quello che riguarda invece le prospettive di riforma, noi lanceremo con forza l'idea che in questo settore di attività professionale i commercialisti hanno da sempre dato un grossissimo contributo, anche in termini di competenze e di specializzazioni. Quindi la figura del commercialista, che alcuni vorrebbero vedere, ridimensionata nell'ambito di questo processo, che è anche un po' zoppo e va ovviamente riformato per renderlo adeguato a tutti gli altri processi, non solo non deve essere ridimensionata, ma anzi deve essere valutata al meglio, proprio perché contribuiamo tutti i giorni con le nostre competenze, i nostri saperi, le nostre specializzazioni
ad un processo che sia giusto ed equo. Assolutamente, il ruolo fondamentale, certo, questo corso, come lei ha giustamente sottolineato, vede la presenza di tanti professionisti appartenenti a tanti ordini professionali diversi ma che collaborano, e questo è un auspicio ed è sicuramente una realtà presente qui a Taranto. Poi anche nell'ambito della formazione professionale continua, però si parlerà di temi di stretta attualità che riguardano tutti, quindi anche tante agevolazioni, tanti percorsi facilitati per chi volesse magari anche intraprendere un'attività imprenditoriale, perché le leggi ci sono, le agevolazioni anche, bisogna aumentare la conoscenza di questi strumenti che possono applicare tutti e possono essere usufruiti da tutti, Presidente. Sicuramente bisogna aumentare l'informazione nei confronti della grande platea che è interessata a questi temi. Infatti le novità fiscali di cui parleremo toccano vari settori, intanto quello delle famiglie, poi quello delle imprese, poi quelle degli agricoltori e addirittura quelli degli enti locali, certo, con la modifica che prevede l'abolizione della TASI, purtroppo a costo e a gettito invariato, con invece l'aumento della base IMU. Quindi certo, commercialisti al servizio di famiglie, imprese ed anche enti locali, questo è l'obiettivo principale, quello di dare una informazione completa e più competente possibile a tutti i fruitori, e la disponibilità, come sempre, dei commercialisti, che noi riteniamo essere una categoria utile al Paese. Assolutamente. Taranto, sì, tra l'altro, in questo momento vive questa situazione particolarmente difficile, la crisi della grande industria dell'acciaio, ma sì, anche tante altre vertenze che sono presenti. Non mi riferisco soltanto a vertenze problematiche di natura ambientale, ma anche economica e sociale, certo, merita delle attenzioni da parte delle categorie professionali di tutti, e soprattutto, certo, di quelli che poi fanno la politica a livello locale, in modo da cogliere e sfruttare al meglio tutte le opportunità che pure ci sono tantissimi fondi che arriveranno in provincia di Taranto, che speriamo la nostra politica sia in grado di cogliere. Di gestire, assolutamente. Noi la ringraziamo, Presidente, grazie a Cosimo Damiano Latorre, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Taranto. Buon lavoro, Presidente, grazie. Grazie a voi e vi aspettiamo a questo corso che parte con la giornata inaugurale sabato mattina alle 9:30 presso la Camera di Commercio di Taranto. Assolutamente sì. Grazie dell'invito e buon lavoro. Buona giornata, grazie, Presidente, grazie.